rimodulazione oraria degli uffici postali informando con congruo anticipo gli enti territoriali interessati e naturalmente l'Agcom. Dopo aver accolto dai parlamentari, dagli amministratori comunali e regionali, molti segnali di preoccupazione a proposito del piano di razionalizzazione degli uffici avviato da Poste Italiane, il sottosegretario allo sviluppo economico Giacomelli, con delega alla materia delle telecomunicazioni, ha incontrato il 12 febbraio scorso l'amministratore delegato di Poste Italiane e il presidente dell'autorità di regolazione per valutare le opportune iniziative nel rispettivo ambito di competenza. E in tale occasione l'amministratore delegato di Poste Italiane ha fatto presente che il suddetto piano non comporterà alcun impatto occupazionale né una riduzione dei servizi ai cittadini. Ha inoltre ribadito che i tagli degli uffici previsti nel 2015 sono in linea con i criteri fissati dall'Agcom, come peraltro confermato dalla stessa autorità. Si è infine reso disponibile comunque a intraprendere iniziative di condivisione del piano con il territorio e in tal senso è stato definito un programma di incontri con il Presidente della Conferenza delle Regioni, delle Province Autonome e con il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Sono tuttavia già in corso a livello territoriale iniziative di comunicazione con i sindaci e le istituzioni locali e in particolare l'azienda si è impegnata a spiegare come l'introduzione di servizi innovativi assicurerà comunque la tutela dei servizi universali per i cittadini. Quanto infine al nuovo contratto di programma fra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste SPA, è in corso naturalmente il relativo iter di predisposizione secondo quanto previsto nella legge di stabilità del 2015. Grazie, ha facoltà di replicare l'onorevole Bordo per 2 minuti. Grazie. Sì, non sono soddisfatto, signora Ministra, perché ovviamente la sua ricostruzione sta dentro in quello che diciamo il percorso, la correttezza di un percorso, però la scelta politica, voglio dire, del governo di dire mettiamo un fermo a questo piano, non l'ho sentita. E invece è necessario, dal nostro punto di vista, appunto, fermare, stoppare questo piano, perché questo piano riguarda soprattutto alla scelta di Poste Italiane di quotarsi in borsa, di andare verso la privatizzazione, per cui guardate ai numeri, agli interessi finanziari e poco alle persone. È una scelta che colpirà tutti i territori d'Italia, tutte le regioni, che mette in discussione lo stesso principio di servizio universale sancito dalla legge. Ecco, questo piano presenta inoltre ampi margini di razionalità. Io voglio farle un esempio su tutti, perché lo vivo nella mia città, Crema, un quartiere popoloso. 6-7 mila abitanti e dentro appunto l'ufficio postale di Ombriano, dentro nell'elenco di chiusura, quando di fianco abbiamo un ufficio postale, che è stato acquistato da Poste Italiane e per questo motivo verrà chiuso quello delle Poste di Ombriano, appunto, e questa è una scelta che recherà disagi a migliaia di cittadini e a imprese anche, perché si lamentano le imprese, signora Ministra, banche e non soltanto. Noi mettiamo al centro del nostro operato la persona e la giustizia sociale. Per questo non molleremo e terremo alto il controllo e faremo di tutto perché sui territori, insieme ai sindaci, insieme ai cittadini, e qui in Parlamento questo piano venga rimesso.